Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, lunedì 8 luglio, iniziamo una nuova carriera con la Kawasaki. L'esito del sondaggio di 2 settimane fa ha dato come vincitrice la Kawasaki con Sykes oppure con qualsiasi altro team e pilota che ha Kawasaki come moto. E ovviamente, se dovessi scegliere il team di Al-Sulayti e Barrier, io come primo pilota considero Al-Sulayti, ad esempio. O Schmitter e Huck, come primo pilota di quel team scelgo Schmitter. E Ria, se vi ricordate, vi avevo già fatto vedere e che avevo già fatto la carriera con lui, mia personale. E avevo già cercato di sbloccare tutti gli obiettivi della carriera, ovvero fai tutte le pole, fai tutte le vittorie di un campionato. Ecco, quell'obiettivo lì di vincere tutte le 13 tappe, sia gara 1 che gara 2, quindi 26 gare, non sono riuscito a sbloccarlo, eppure le ho fatte tutte, ho fatto anche punteggio pieno. Vabbè, comunque, quindi la Kawasaki, a parte Ria, se dovessimo scegliere il team ufficiale, andremo ad utilizzare Sykes. Mentre per il team Go Eleven di Ramos c'è solo lui come pilota, quindi utilizzeremo Ramos e basta. E io sono più per l'idea oggi di iniziare con Ramos, così quel team ce lo togliamo subito. E Ramos, se vi ricordate, è stato l'inizio della carriera di Superbike, da quando ho iniziato a far video di nuovo con nuovo formato, ovvero il gaming, se vi ricordate, da marzo 2021, e da lì in poi c'è stato Superbike, Farming Simulator, CTS, PTS, TTS, tutti quelli lì. E proprio l'inizio dei miei video di gaming, come conoscete ormai il canale, è dei gaming, mentre gli altri sono video extra, così caricati per puro divertimento. I primi video in assoluto del canale. Comunque, discorso a parte, voi vedete adesso Chad Davis primo con 445 punti, è l'ultima carriera che avevo fatto, proprio di recente, 1 o 2 settimane fa l'avevo finita. E questo perché ho voluto ricopiare, ecco, tutti i risultati che ha fatto Davis nel mondiale 2016 di Superbike con la Ducati, infatti ha fatto 445 punti e volevo vedere se 445 punti fossero bastati per vincere il titolo di Superbike. E infatti è stato proprio così, perché Ria ha fatto 397 punti, Sykes 324, Ria, Sykes e Davis sarebbe stato l'ordine nel campionato reale. E Ria ha 498 punti, se non sbaglio, uno dei più alti punteggi raggiunti dalla Superbike fino a quel momento. Poi ci sono stati dei record già superati, lo stesso Ria nel 2019, se non sbaglio. E poi anche gli anni successivi con Razgatioglu e Bautista, anni molto più recenti. E Ria quindi vinse nel 2016 con 498 punti, Sykes 447 e Davis per 2 punti, nonostante avesse vinto le ultime 6 gare consecutive, cioè le ultime 3 tappe, sia gara 1 che gara 2, quindi appunto 6 gare, non si è riuscito a chiudere in seconda posizione proprio per 2 punti, perché Ria nell'ultima gara fece scambio di posizioni con Sykes proprio per cercare di fare doppietta nel mondiale Kawasaki. Vabbè, questo piccola premessa, no? E poi sì, piccola premessa, poi vi ho fatto vedere anche nelle carriere vecchie
del video di 2 settimane fa, che avevo fatto anche con Savadori, cercare di raggiungere i 204 punti, e non è bastato però fare 204 punti ed arrivare a ottavi. 204 punti sono riuscito a portare dei Savadori solo in nona posizione, questo perché volevo anche lì ricopiare un po' i risultati che avevo fatto prima del disastro, da quando poi abbiamo iniziato la carriera con Camier, e da lì abbiamo portato a termine tutta la carriera con Camier nell'estate del 2021. Bene, oggi riprendiamo, archiviamo questa carriera, oggi riprendiamo con la Kawasaki di Roman Ramos. Iniziamo la carriera proprio con lui. Sì, la gara l'ho un po' modificata, infatti per cercare di fare quell'obiettivo lì ho messo alcune gare in media e quelle più difficili in facile, però devo dire che anche in media adesso la difficoltà sembra essere la difficile di quando abbiamo iniziato a cambiare la difficoltà. Quindi non so come potrà funzionare poi tutto il resto. Quindi quasi quasi noi ci facciamo tutto il campionato ancora in difficile, vediamo i risultati che riusciremo a portare a casa. Se non sono risultati buoni per vincere il mondiale, penso proprio di no. E pazienza, a telecamera spente mi faccio tutta la carriera e cerco di far vincere a Ramos il mondiale. Diciamo che qua su YouTube porterò le prestazioni un po' più realistiche, quindi teniamo in difficile e vediamo come va tutto. Quindi vi dico un'altra cosa prima di partire, che questo video sarà diviso in due, come un po' all'inizio della carriera con De Angelis, se non sbaglio, che portavo la prima parte del weekend e poi l'altra parte dopo. Oggi vi porto due video alle 10 che state vedendo adesso, questa prima parte con prove libere e Super Pole, e poi nel pomeriggio, quindi pomeriggio sera alle 15 o alle 18, vediamo quando registrerò l'altra parte di video, l'orario per far uscire appunto la seconda parte. Quindi oggi, per questioni di tempo, due video. Non perdiamoci e non perdiamo altro tempo, iniziamo. Allora, il nostro obiettivo ovviamente è quello di cercare di passare almeno queste prime quattro posizioni, andare almeno nella Super Pole 1. E dopo 3 anni e mezzo ritorniamo con Ramos a fare una carriera. Questa volta speriamo di portarla a termine e non interromperla dopo appena 4, neanche, appuntamenti. Perfetto, cadiamo subito, riproviamo. Pista di Phillip Island che è una buona pista, anche bella, io mi trovo molto bene a farla. In difficile li ha quasi da media, anche con questa nuova difficoltà, però comunque resta il problema che in difficile, se sfiori qualcuno, cadi. Quindi questa non è stata sistemata, anche se un gioco questo qui vecchio, ormai
tra 2 anni saranno quasi 10, cioè se tra 2 anni saranno 10 anni da quando è uscito questo gioco e non sono stati più fatti aggiornamenti, però io da quando ho iniziato a riprendere un po' Superbike, perché ho fatto un periodo che l'avevo proprio abbandonato, non lo usavo più, infatti i video si sono anche visti, che mancavano per parecchie settimane, parecchi lunedì, perché con De Angelis e Carriera uscivano solo a lunedì. Vediamo qui il tempo, 11esimi, per poco, però comunque abbiamo centrato l'obiettivo. E vedete? Con un'altra difficoltà, sì, cioè sempre difficile, però con un'altra... un'altra IA in difficile, questo tempo qui l'avremmo riuscito a battere, quello di Davis, anche con Ramos. Poi non lo so, con Ramos avevamo in difficoltà facile o media per la carriera, per le prime 2 gare di carriera che abbiamo fatto, però comunque, detto questo, 11esimi, andiamo a fare le SP1. Iniziano le prime qualifiche. Inizia la Super Pole 1. Il tempo da battere è 1.30 e 35, più o meno è quello che abbiamo fatto noi, abbiamo girato in 1.30. E vediamo. L'obiettivo sarebbe stare dentro i primi due. Mio obiettivo, poi del team non lo so. Tipo top 5, quindi partire, cercare di non partire oltre il 15° posto. Staremo a vedere. E ci riusciamo, 1.26.68. Con 3 secondi 67 più veloce. Obiettivo raggiunto del team. E adesso vediamo. Perché se abbiamo l'1.26 e 67 vuol dire che siamo in pole position. Bisogna cercare di ripetere lo stesso tempo, perché gli altri hanno già fatto il tempo. Noi abbiamo fatto 1.26.67, Davis il poleman per il momento, 1.26.79. L'ultimo di chi ha fatto il tempo ha fatto 4 secondi più lento, Vintorite si è qualificato insieme a noi, non vedo Lowe's, e secondo me Lowe's non è riuscito a qualificarsi, abbiamo rubato il tempo noi. Ci concentriamo e poi vediamo il nostro piazzamento per la gara 1. Thank you.
che scatterà sul canale alle ore 15 o alle ore 18. Poi l'orario si vede, perché prima di questo video che state vedendo in questo momento io avrò già anche fatto il video del pomeriggio barra sera, e ci sarà anche l'orario. Ed è pole position, super pole position, 1 secondo e 75 più rapidi di Davis. Ve l'ho detto che questa è una pista che li ha tutto sommato ancora normale in difficile. Però comunque, se per questa carriera, le cadute valgono anche il ritiro, quindi se si faranno pochi punti perché ci buttano per terra o siamo noi che andiamo addosso agli altri, cadiamo, non c'è scusa che tenga, non c'è una seconda caduta, ci si ritira, punto e basta. O si finisce la gara in ultima posizione, molto lontano. Punto. Quindi, per rendere un po' più realistico, perché sì, avevo detto l'altra volta, faccio una carriera realistica, quindi se cadiamo una volta, se cadiamo massimo due volte, se c'è la seconda possibilità per ripartire, e continuiamo, altrimenti se cadiamo una seconda volta ci ritiriamo. Ecco, abbiamo mantenuto in parte la promessa, perché con molte in quelle gare che l'avevo detto e ci eravamo ritirati, c'erano anche più di due cadute, perché ci buttavano per terra o ci creava la mucchiata in una curva, in un'uscita di curva dove di solito si deve accelerare, e invece loro andavano a due all'ora. Quindi non c'è scusa che tenga, se cadiamo anche per quel motivo lì ci ritiriamo. E detto questo, se questa prima parte di weekend vi è piaciuta, mettete un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, perché dobbiamo raggiungere le 400 iscrizioni, e con queste carriere vedo che i video vi piacciono molto, quindi motivo per cui fare l'iscrizione con la campanellina e fare molte visualizzazioni con le condivisioni. E questo merita. Quindi perché non farlo? E intanto mettete anche tanti pollicioni in su. Bene, noi ci vediamo alle ore 15, già deciso. Tutto il video, se 15 o 18, alle ore 15. Si fa gara 1 e gara 2, quindi prossimo video sarà alle ore 15. Ciao e alla prossima, che sarà tra poco.